Sì? Siamo noi? Noi chi? Dobbiamo volare. Parola d'ordine? Bando. Ma che c***o? No, devo aprire, bando. Abbiamo citofonato? No, non si è sentito il citofono. È che è rotto, non c'è la corrente. Io oggi sono venuto in questo bando perché voglio testare i miei nuovissimi Xing V2-2306. Questo è un bando, ragazzi, che si estende per l'85% al chiuso, ma è immenso. È un posto perfetto per l'allenamento del controllo dell'altitudine, quindi del gas, perché non puoi spingere troppo, sennò ti schianti sul soffitto. Quindi a me questi posti mi piacciono perché è un allenamento continuo proprio. So che molti dicono che non c'è differenza passare da un motore 2207 a un motore 2306, che sono più larghi, più bassi. Questi sono 1755 kV, gli altri che di solito uso sono o gli Xnova o gli Xing da 1800 kV. Voglio vedere effettivamente qual è la differenza, perché in teoria nel bando e nello stretto, quando si deve controllare bene il proprio quad, in teoria i 2306 dovrebbero essere meglio, ok? Perché hanno, diciamo, meno esplosione alla fine dello stick del gas, ok? Vediamo, perché ormai è un anno, pure di più, un anno e mezzo che volo sempre solo con 2207, quindi probabilmente la differenza la sentirò. Vediamolo insieme. Dai! Iniziano le danze. 3, 2, 1. Che figo sto posto! È comunque immenso, ragazzi. Qui lagga un pochetto. È immenso. Mamma mia! Cozzio che botta! Non c'ho più arrivo, non c'ho più l'arrivo! Ciao mattata! Spettacolo, raga! Che ciabattata, raga! Allora, ragazzi, 2306. Questi sono 1755 kV. Ovviamente sono completamente differenti dagli altri motori che provavo.
che sono i 2207 da 1800 kV. Ce ne ho diversi, ho gli Xing, ho gli Xnova che sono veramente potenti, e devo dire che è proprio diverso il modo di volare. È diverso il controllo del gas. Molti dicono che la differenza non la sentono. Ragazzi, io la differenza la sento. Praticamente questi sono più lineari, hanno meno esplosione, quindi mentre con gli altri per fare il trick dovevo governare, dare delle botticine di gas per fargli fare la, per chiudere il trick, per dargli la botta finale, con questi è più, ci stanno sempre il motore, quindi è più lineare il gas, ok? Una cosa che mi devo abituare, che ho visto, è che praticamente quando li vai a riprendere, quindi quando magari fai un errore o stai finendo vicino terra e ti serve quella spinta in più, siccome vengo dagli altri motori, quegli altri te la davano quella botta, questi praticamente già ci stanno, cioè mi devo ricordare che devo anticipare e controllare meglio la chiusura del trick. Perché già ci stanno, come dire, già non ti danno quell'esplosione finale che ti serve, ma mi devo ricordare che già stanno, già ti stanno dando la loro potenza, quindi motori più lineari. È vero pure che io adesso li sto provando qui nel bando in prossimità, e dove praticamente quando fai i trick devi stare molto attento alle altezze e quindi controllare molto bene il gas e non esagerare. Quindi non sto volando all'aperto, non sto facendo freestyle giù easy dove lo spari in aria. Il volo è un po' più controllato, un po' più tecnico da questo punto di vista, perché se poco poco sbagli, boom, becchi il muro, anzi il soffitto, lo spari sul tetto. Ok ragazzi, da questo bando è tutto, ci siamo come al solito divertiti, cioè la risata non manca proprio mai. Statemi tutti quanti bene, mi raccomando, bruciate, bruciate, bruciate tante lipo e distruggete qualsiasi bando in circolazione. Dai! Yeah.